si va avanti, vai a fare la spesa, spendi 50 euro e non porti niente a casa. Quello sì. Aumentano le disuguaglianze in Italia. Nel 2023 le famiglie in povertà assoluta raggiungono l'8,5%, cioè 2.235.000 nuclei. È la fotografia dell'Italia che emerge dall'ultimo rapporto Istat. Povertà ai massimi degli ultimi 10 anni e cala sotto il peso dell'inflazione il potere di acquisto di salari e pensioni. Le pensioni sono sempre le stesse. Io prendo una pensione da lavoratrice, ma è sempre quello. Sono sempre quelle da 23 anni a sta parte, insomma, poi si è aumentata di 100 euro, ma nemmeno. Adesso tocca mantenere i figli e i nipoti, non si risparmia più. Non si risparmia più. Io ho un piccolo orticello e mi coltivo le verdure, vado, guardi le mie mani come sono, gli dicono tutto. Per campare bisogna fare attenzione a quello che si spende. Diciamo una buonina pensione, però diciamo prima riuscivo a risparmiare qualcosa, adesso non risparmio quasi niente, tra bollette. Uno poteva mettere sulla tavola qualche fettina in più di carne, ora ci deve pensare due volte. Andiamo un po' a risparmio, fra poco andiamo pure noi alla Caritas. A cercare di alleviare i bisogni delle famiglie in difficoltà ci sono associazioni di volontariato che distribuiscono cibo e beni di prima necessità. Qui abbiamo comprato frigo nuovi, vuoti. Perché vuoti? Perché abbiamo dato tutto. Abbiamo dato tutto, il bisogno è tanto. Abbiamo una convenzione con un banco alimentare, facciamo delle raccolte. La nostra utenza, che per noi sono ormai amici, italiani, stranieri, ma soprattutto italiani. Noi non facciamo naturalmente distinzione né di etnia o religione. Dai dati Istat che sono usciti recentemente è chiaro che il divario è aumentato, e il divario tra ricchi e poveri, e i poveri sono, ahimè, sempre più poveri.